Buonasera, buonasera. 30 ma non li dimostra. Me lo dicono sempre le ragazze, se capite, vabbè. Ok, cerco di fare la persona seria. 30 ma non li dimostra. Lo spettacolo di questa sera è offerto. Perfetto, l'avete detto tutti all'unisono. Veramente, dall'Università della Terza Età di Trieste, che festeggia, guarda caso, proprio il trentennale. L'università nasce nell'ottobre del 1982 con lo scopo di stimolare l'interesse culturale delle persone in età matura, diciamo così, e la partecipazione alla vita sociale, questo è lo scopo. Promossa dal Lions Club di Trieste, di cui Danilo Dobrina era presidente, e grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi con il rettore Fusaroli, e della regione, alla fine del primo anno accademico contava 500 iscritti. Oggi gli iscritti sono circa 1750 e sono nate anche le sezioni di Muggia e Duino Auresina. Ben 254 i corsi, 30 i laboratori artistici, 180 i docenti. Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, si basa esclusivamente sul volontariato. E beh, a tal punto io direi, per fare gli onori di casa, come si conviene nelle migliori famiglie, il presidente dell'Università della Terza Età, Ugo Lupatelli, eccolo qui, e insieme a Ugo Lupatelli la presidente della provincia di Trieste, Maria Teresa Bassa Orban, ben trovata. E io quasi quasi, presidente, buonasera, buonasera. Beh, dovete sapere, lo dico, caro Presidente, prima che lo dici te, senza la provincia di Trieste questa sera probabilmente non avremmo fatto nulla. E visto che ci sono, ringrazio anche la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano Villesse per il contributo concesso. Presidente, che ne dice di questa serata? Ma guardi, è uno spettacolo già, tutta questa gente in questa bellissima sala, e la provincia da sempre sostiene questa importante iniziativa che, come mi piace ricordare, è un'occasione ovviamente per tante persone per approfondimenti di natura culturale, ma è anche un momento di aggregazione che oggi come oggi credo sia già di per sé fondamentale. Ecco, credo che tutti questi volontari che si mettono a disposizione degli altri siano la straordinaria risorsa di questa città. Senza volontariato, onestamente, non andremo da nessuna parte. Bravi! Ecco, un applauso lo rivolgiamo a tutti i volontari che dedicano tante ore della propria vita proprio a questi scopi. Cediamo il testimone al presidente Ugo Lupatelli. Grazie. C'è un vocione incredibile. Grazie, grazie a tutti voi per la presenza, è veramente uno spettacolo bellissimo da questa parte, ma lo sarà anche dalla parte opposta. Abbiamo promesso di non fare discorsi, non li faremo, volevo solo così mettervi, così, raccontarvi il mio sentimento, la sensazione che provo. Cioè, quando qualche anno fa, non tanti, è meno di 10 anni fa, mi sono avvicinato all'Università della Terza Età, non immaginavo che cosa avrei trovato. Invece dire che... Se tieni forse il microfono lo stesso, un po' più vicino, un po' più vicino. Rischia di meno, credo, spero. Il contrario. Il contrario, vedi che andava bene. Come vedete sono un esperto del mondo dello spettacolo. L'entusiasmo che ho trovato nelle lezioni, nei corsi di laboratorio, in tutte le attività che facciamo, così come la grande voglia di partecipare e condividere insieme degli interessi comuni, è veramente notevole. E allora è un piacere poter dare il proprio tempo in queste situazioni. Allora, quindi io ringrazio tutti i nostri iscritti, che sono oltre 1700 come hai detto tu, ringrazio tutti i nostri assistenti, docenti, perché è grazie a loro che riusciamo a fare quanto facciamo. Ovviamente un ringraziamento particolare alla nostra provincia e alla Presidente Porbat, che è sempre con noi e dobbiamo sottolinearlo, perché non è che poi si conceda tanto facilmente, quindi noi ci riteniamo tra i più fortunati. E ringraziamo però anche la BCC di Staranzano per ovvi motivi. Concludo dicendo che, come già stato anticipato prima, sicuramente fare delle attività per gli altri è molto gratificante, noi siamo tutti gratificati e credo che sia da sottolineare il valore di quello che facciamo noi come università, ma tutte le altre associazioni di volontariato, siamo tanti, e allora quando si parla anche di valore per la collettività dovremmo ricordarci in tutto questo esercito di persone, e sono tante, che meno male, e
senza le quali ovviamente tante cose non si potrebbero fare. Prima di chiudere però, siccome abbiamo anche il Comune di Trieste e c'è l'assessore Laura Famulari, io vorrei chiamarla. Assessore, buonasera. Buonasera, anch'io sono qua soprattutto per congratularmi, per ringraziarvi, per ringraziare il Presidente Lupatelli, la provincia anche che ha reso possibile questa serata, che è l'evento conclusivo di festeggiamenti molto intensi. Io non oso immaginare quando ci saranno i 50 anni cosa sarà. E volevo dire anche in qualità di assessore alla promozione sociale, anche se sono qui portando soprattutto i saluti del sindaco, della vice sindaco e di tutta l'amministrazione, che per noi è estremamente importante questa comunità nella comunità, perché ovviamente è già stato detto il volontariato, ma soprattutto tutto il ruolo che voi svolgete in una città che è una città anziana è di rilevante importanza. Tra l'altro io non so se lo sa Lupatelli, non ho avuto modo di avvertirvi, però tra di voi c'è qualcuno che qualche settimana fa è andato al TG2 nazionale, qualche giorno fa un servizio del TG2 Costume e Società, perché abbiamo fatto un servizio sugli anziani a Trieste. E la cosa molto bella, e lo dico perché voglio sottolineare il lavoro di rete che si fa, è che una studentessa dell'università della terza età usciva da un corso di ginnastica dei nostri ricreatori, gli è stato chiesto come passa il suo tempo libero e ha raccontato delle esperienze dell'università della terza età. Bene. Quindi insomma, bene il fatto che si riesca a dare a tutti voi con un impegno comune un trend che cresce sempre di più di servizi e di impegni di carattere culturale, ma anche di tanti altri tipi. Bene. Grazie e buon lavoro. Allora io direi, caro Presidente, se sei d'accordo, salutiamo la Presidente della Provincia Maria Teresa Massaforta, l'assessore, arrivederci. E grazie anche all'assessore Laura Famulari e al presidente Ugo Lupatelli, che si meritano francamente un applauso.